l'altra mattina ne ho trovate 12, tutte senza teste. Della 12? Paina. 12. Ma magari è lì. Stamattina su un gruppo Facebook locale abbiamo visto questo post in cui è stato smarrito nella giornata di ieri un cagnolino. La proprietaria ha fatto un appello chiedendo a volontari di andarlo a cercare tutti assieme. Non sa ancora niente di noi, ma noi ci mobilitiamo con tanto di bimbe e andiamo a vedere se può esserci bisogno del nostro aiuto. Venite con noi. Andiamo a trovare il cagnolino? Lo dobbiamo trovare, col naso, eh? Lo dobbiamo fiutare. Dai, andiamo. Allora, il cane che stiamo andando a cercare si chiama Teller ed è un Jack Russell, da quello che ho capito dai commenti. Tra l'altro, sempre nei commenti e anche conoscendo la zona, purtroppo deve essere una zona che deve essere abbastanza popolata di lupi. Quindi la paura è quella che di ora in ora che passa, e il cane è già un giorno che non si trova, possa essere imbattuto in una fauna poco socievole. Andiamo a vedere, presentiamoci alla proprietaria, vediamo se i nostri quattro cani comunque sono ben voluti, perché io onestamente questo non lo so, e vediamo. Bisogna anche vedere se Teller è socievole coi cani e può essere una cosa bella il fatto che hai dei cani a cui lui magari si avvicina per curiosità, e vediamo, lo scopriamo insieme, perché è una cosa che non era ovviamente stata preparata e andiamo a scoprirla insieme. Ciao! Qua. Lui ha seguito il lupo? Se metti caso che l'ha seguito. Ciao, beh, è entrato nella tana del lupo. Ciao, no, non lo so, non si sa. Le ipotesi sono tante. Ah, le ipotesi sono tante. Quindi gli indizi che abbiamo sono che è andato di là. I cani molecolari hanno... Non so cosa sono. E servono per rintracciare gli odori e le tracce. Ah, tipo cani... Sì, ok, ho capito. Abbiamo iniziato già a fare la cacca, Mary. Quando l'ho fatto uscire a fare la pipì, ha cominciato a abbaiare cattivo, non l'ho mai visto cattivo così. Indietreggiava. Ok, siamo arrivati sul luogo. I cani molecolari, che sono già stati messi all'opera, hanno affittato delle tracce del cagnolino che partivano da qui, lungo il fiume, e andavano verso di là. Le speranze non sono tantissime. Si può essere infilato in qualche canna dove è incastrato e non riesce a uscire, oppure in quelle fogne che vanno a finire nel fiume, in un buco non riesce a uscire. Il problema è che qui in giro ci sono tre lupi che vagano, quindi anche noi staremo molto attenti. È giorno, quindi in teoria noi siamo tranquilli. Comunque leghiamo i cani e cominciamo a vedere se fiutano qualcosa. Per il momento le mie bimbe hanno solo fatto delle grandi cacche. Sono arrivati anche degli altri volontari, anche loro con i cani, quindi abbiamo scoperto che i cani sono ben voluti in questa operazione, anche se noi ne abbiamo quattro. Iniziamo. Ok, siamo partiti. Tra l'altro ci sono anche altre persone. Inizialmente il cane si è perso per dare dietro a uno o due istrici, quindi potrebbe anche essersi ferito con la spina nel tentativo di inseguire questi istrici, e poi non si sa se è andato a finire nella tana dell'istrice o nella tana di un lupo o dove sia. Al prossimo aggiornamento. Siccome Mary tira un po' e abbiamo un problema anche di un cespico di guinzagli, proviamo a sguinzagliare Mary. Vediamo di dargli un po' di libertà, un po' alla volta. Shirley, non credo che siamo qui per questo. Shirley, sono qui per un altro motivo. Cosa fai, Shirley? Shirley non ha capito lo spirito della gita. Sono altre persone di là, però hanno dei cani. Vabbè, giusto, fanno della passeggiata con i cani. Andiamo? Andiamo lì. Shirley, manteniamo un passo costante. Stiamo cercando un cane, un Jack Russell, avete saputo? Grazie. Grazie. Pericolo non avvicinarsi, le api pungono per difendere i loro alveari. Non oltrepassare questo punto. Andiamo a sentire la signora cosa dice. Salve. Non ha visto niente? Mi auguro di trovarlo, ma io ho trovato anche gli escrementi del lupo, quindi, e poi ci sono proprio, perché qui a mezzanotte sopra Monte Tauro, nella vallata che guarda giù, c'è una signora che gli ha fatto fuori proprio anche le pecore, le capre e due galline. E l'altra mattina ne ho trovate 12, tutte senza teste. Della 12? Faina, 12. La faina Roma. Io la conosco per i detti, ma cos'è una faina? La faina è un mustel di tipo uno scoiattolino, molto allungato, poi si allunga proprio. Guardi che l'ho vista con i miei occhi quest'estate. Va bene, comunque grazie. Andiamo avanti. Grazie. Quindi altra testimonianza che i lupi ci sono e sono anche attivi, tra l'altro anche le faine, che credo che col cane non facciano niente, però non troppo ospitale la zona. Andiamo avanti. Dobbiamo dividerci, c'è una cosa che ho imparato dai film horror, che quando ti dividi è la fine, è l'inizio della fine. So perché, ma ne rimane sempre uno. Quello che non va mai fatto nei film horror. L'ho appena detto. Ah, l'hai già detto. Sì. Ripeti quello che dico. Confermiamo quello che ha detto H, stiamo per fare esattamente quello che non va fatto nei film horror, dividersi. Fatto. Ora bisogna capire chi è quello che muore prima.
un tartufo lui. Cos'è quello? Un tartufo bianco? No, non so. Scava! Un sasso. Un sasso. Luis, hai trovato un sasso. Grande, Luis. Ora dobbiamo cercare Terror. Ok, allora, vabbè, sdrammatizziamo un attimo. Se libero Liz, quanto scommettiamo che finisce coi piedi in acqua? Ah, scommetto un euro, perché tanto perdo. Vai, Liz. Vai a fare il bagno. Sei incastrato da qualche parte, magari anche laggiù. Noi che facciamo qua? Beh, si può far sentire. Posso fare una cosa? Perfetto. È anni che non lo faccio. Sta arrivando la macchina. Hai fatto arrivare una macchina, grande H. Hai visto? Liz. Non è conveniente dar su i cavalli, Liz. Questo è il primo incontro di Blu con i cavalli. Sì. Ciao, stiamo cercando un cane, un Jack Russell, di nome Teller. È perso qua in giro da qualche giorno, da lunedì. Noi siamo qua da un po', ma non c'è. Non avete visto niente. Comunque, insomma, lo stanno cercando questi giorni. Va bene, se lo vediamo, nel caso cerchiamo un modo per contattarvi. Va bene, grazie. Grazie, niente. Ciao. Blu gli ringhiava? Sì. Blu, il cavallo, hai visto? First time? È passata un'oretta, il sole si sta abbassando e ci siamo separati con l'altro gruppo. Noi che siamo il gruppo di quelli non adatti a camminare nella fanga, ci siamo imbattuti in una strada, facciamo il giro da sopra e li rincontriamo dopo passando da sotto, intanto che gli altri fanno l'altra sponda del fiume che era molto più infangata. Al prossimo aggiornamento. Allora, siamo finiti in mezzo a dei campi. Le speranze non sono tantissime, però lo sapevamo. Tra l'altro dovremmo essere circa un'ora e mezza abbondante. E siamo nel frattempo passati dall'altro lato del fiume, che è là. Adesso scendiamo al fiume, ci facciamo l'altro pezzo e finiamo le ricerche per oggi. Speriamo di avere fortuna. Piccola curiosità che ho scoperto oggi: un cane, se si perde, può assumere comportamenti come se fosse un cane selvaggio. Infatti, se lo ritrovi dopo tanto tempo, per ritornare ad essere un animale domestico ci vuole un po' di educazione e deve ricordarsi com'è vivere in un appartamento o in una casa con una famiglia. Una cosa che non sapevo, quindi anche i cani domestici, se si perdono, possono diventare selvaggi. Se vi state chiedendo perché io cammino nel fango e filo no, è perché io sto indossando le scarpe di filo. E sei in macchina con me poi. E sono in macchina con lui, quindi non me ne frega assolutamente nulla. Però posso dire che c'è un panorama davvero bello, guarda che bel cielo. Teller! Liz, vai, colpisci. Devi cercare un cane Jack Russell di età di 5 anni. Teller! Abbiamo trovato delle orme di cinghiale. Guarda. Queste hanno una zampa lunga così e stretta così. Blu. Non è un cane, Blu. Non è un lupo. Sa soltanto quello che non è. Non era neanche balto, ma è un cinghiale probabilmente. Tra l'altro sta facendo anche notte, quindi le ricerche devono smettere per forza. Attenzione, perché inizia la sopravvivenza. Vai. Facciamo attenzione, sfida, challenge. Bella, brava. Poi Liz, anche Blu. E anche io, grazie a Blu. Anche H. Qui ci potrebbero essere le tane. Speriamo di trovare Teller. 200 case, tutte giardini con cani, nessuno ha visto Teller. Tra l'altro è anche un cane di razza. Non si esclude la strada di qualcuno che magari l'ha rapito, l'ha visto in giro, per poi magari rivenderlo. Ah, se troviamo il lupo, il segreto è guardarlo dritto negli occhi e stare immobili. Ovviamente sto dicendo cose a caso. 2 ore di ricerca, la casa è dall'altra parte del fiume, quindi adesso passiamo dal ponticello, torniamo lì, ci congiungiamo con le altre 2 persone che facevano parte del gruppo e vediamo se c'è qualche aggiornamento. Ma queste persone che hanno visto sto cane fare queste cose? Cosa stavano facendo in mente? No, i cani molecolari hanno, hanno fatto, disegnato il percorso con le tracce che seguendo i cani, insomma, che hanno seguito i cani. Abbiamo trovato un tunnel adiacente al ponte, esattamente dove scorre il fiumiciattolo. Ed è proprio in questi buchi che c'è la paura che possa essere finito in uno di questi tunnel. E magari è in trappola o si è ferito a causa di un istrice che si nascondesse. Si fa anche fatica a capire perché non si vede nulla all'interno, è totalmente buio, non abbiamo gli strumenti adatti. E dove andiamo? Lato di là del fiume, in su stavolta, finché non incontriamo le altre 2 che ci hanno detto che stanno venendo giù da lì. Ok. Le bimbe stanno fiutando, ma non si sa bene cosa, non abbiamo tante speranze onestamente. Stiamo facendo il lato monte del fiume. Proviamo un altro po' finché non ci ricongiungiamo con le altre 2 ragazze e vediamo se salta fuori qualcosa. Abbiamo gli ultimi minuti di luce. Proseguiamo. Mamma mia, mi sembra i Bear Grylls. Per un attimo è venuta la pelle d'oca. Che è una capanna. Ma magari è lì. Teller. Si fa fatica però. Laggiù, raga, inizia tipo un tunnel sotterraneo. Potrebbero esserci cinghiali. Sicuramente c'era qualcosa dentro. Proseguiamo. Vai, Blu. Sì. Cosa c'è, Liz? Cosa hai visto?
siamo tornati al punto di partenza, possiamo liberare un po' blu forse. Tra l'altro ci sono delle galline. Shirley no, te no. Che Shirley le prende. Esatto, perché c'ha l'istinto del vero pastore. Shirley che ha preso le pecore, se va lì si prende la testata. Sono scappate via tutte, sparite. Va bene ragazzi, questa prima giornata di ricerche è terminata, anche perché tra poco farà buio e sarà terreno di lupi. Potete seguire tutti gli aggiornamenti sulla vicenda su Instagram e cercheremo di pubblicare il video nel minor tempo possibile, in modo da non ritardare troppo ed avere più speranze possibile di ritrovare Teller. Detto questo, se avete piacere condividetelo e spargete la voce. Chiaramente per chi non lo sapesse e non l'avesse già sentito, siamo nella zona di Coriano, dietro Riccione, in provincia di Rimini. Al prossimo aggiornamento. Abbiamo dato la priorità assoluta all'elaborazione di questo video in modo da pubblicarlo il prima possibile, ma comunque sono passati 4-5 giorni. Non dobbiamo solo pensare negativo, c'è anche la speranza che il cane sia stato preso e portato in un canile e ancora non sia venuto fuori, o che sia ancora selvatico. Alla ragazza che era con noi, ad esempio, è tornato il cane dopo un mese che lo dava per perso. Quindi, oltre all'aiuto che abbiamo dato tramite le storie Instagram e con la ricerca che avete appena visto, pubblichiamo anche questo video nella speranza che possa essere di aiuto.